Mimmo Cavaccini, inizia con una vittoria il percorso playoff di Castellana Grotte. Castellana Grotte si presenta da capolista, l'ha fatto nel migliore dei modi, vincendo 3-1, una partita difficile contro Tuscania oggi. Difficilissima secondo me, forse tra le tre sapevamo che Tuscania era quella più insidiosa, infatti si è dimostrata tale, nel senso per vincere devi giocare forte sempre ogni set, infatti i parziali lo dimostrano, sono stati tutti parziali alti con un livello di gioco secondo me veramente alto, ma da parte di tutte e due le squadre, quindi sapevamo che per portare a casa il risultato dovevamo fare una grande prestazione, non bastava sai giocare con la quarta ma dovevamo inserire la quinta, fortunatamente poi il pubblico ci ha aiutato. È stata bene nella gara 1. Castellana Grotte è brava a crederci fino in fondo, soprattutto nel primo set. Quello più complicato è stato, un po' siamo partiti un po' impacciati, dopo siamo stati bravi a recuperare, poi sui vantaggi lo sai sono episodi, per fortuna ci ha girato bene, però come hai detto tu secondo me è stata la chiave della gara, nel senso quello ci ha dato fiducia, siamo riusciti poi a impostare il gioco dove volevamo noi e abbiamo portato a casa il risultato. Domenica gara 2, prima possibilità di chiudere il discorso. Sì, ovviamente noi speriamo sempre di fare meno gare possibili, però i playoff sono una lotteria. Ovviamente là Tuscania è un po' la tana del lupo, anche loro godono di un palazzetto caldo, quindi sarà ancora più difficile secondo me portare a casa il risultato. Loro non credo che vogliano chiudere con una sconfitta in casa, quindi sarà una battaglia che vale doppio. Grazie.